Ciao a tutti e bentornati su Plutone, un posto dove sentirci tutti un po' più vecchi e vedere come il mondo sia cambiato negli ultimi 20 anni. Nella puntata di oggi faremo un viaggio tra musica e nostalgia, tornando agli ultimi anni del Festival Bar. Compilation blu o compilation rossa? Una domanda che ci riporta immediatamente ai ricordi di una delle più importanti manifestazioni musicali italiane, il Festival Bar. Oggi non racconteremo tutta la storia in realtà, ma solo quella degli anni più vicini ai nostri ricordi, gli ultimi anni, anche perché quel viaggio era cominciato molto, molto prima. Correva l'anno 1964, quando Vittorio Salvetti, autore televisivo, decise di lanciare una manifestazione per premiare i brani più gettonati dal pubblico. Il termine non è a caso. Il gettone, infatti, era quello necessario a riprodurre i brani nei jukebox, jukebox ai quali era stato applicato un contatore. Dal momento che questi apparecchi si trovavano nei bar, il nome scelto per la kermesse fu proprio Festival Bar. Trasmesso originariamente sulle frequenze di Radio Jukebox, divenne poi un evento televisivo, prima su Rai 2, quindi su Rai 1. L'evento si svolgeva in un'unica serata in settembre. Condotta da Salvetti, dal 1975 si tenne nella cornice, poi diventata classica, dell'Arena di Verona. Tutto sarebbe cambiato però nel 1983. In quell'anno infatti il Festival Bar passò dalle reti Rai a quelle Fininvest, prima su Canale 5 per poi trovare la sua casa definitiva su Italia 1. Dal momento che i jukebox stavano scomparendo dai locali, anche il sistema della gettonatura cambiò e si cominciarono a valutare i passaggi radiofonici e i passaggi televisivi. Quanto al format, smise di essere una data secca, ma divenne uno spettacolo itinerante che andava a toccare durante l'estate le principali piazze italiane. Da Lignano Sabbiadoro all'Arena di Pola in Croazia, da Piazza Plebiscito a Napoli alla finale all'Arena di Verona, il Festival Bar cambiò pelle, diventando un appuntamento fisso dell'estate musicale italiana. Dagli anni 90 la carovana inizia a fine maggio, con il gala d'apertura trasmesso in due serate per proseguire lungo l'estate. Le serate vengono riprese e ritrasmesse in differita, mentre gli artisti si esibiscono in playback. Sul palco si alternano tormentoni estivi e grandi nomi della scena italiana e internazionale, mentre negli store di dischi imperversano le compilation, dal 1998 presentate in due edizioni, da due dischi ciascuno, una con la copertina rossa e una con quella blu. Sul palco a presentare la manifestazione, nomi che avrebbero fatto molta strada nella TV degli anni successivi, da Licia Colò ad Amadeus, da Fiorello ad Alessia Marcuzzi, passando per Gerry Scotti, Daniele Bossari, Michel Hunziker, Vanessa Incontrada, Federica Panicucci, Fabio De Luigi. Dopo aver conosciuto lungo tutti gli anni 90 un clamoroso successo, però, la macchina del Festival Bar comincia a incepparsi all'inizio del nuovo millennio. Già dal 2002 infatti ci si rende conto che diventa sempre più difficile sostenere le grandi spese per ospitare ogni anno i grandi big internazionali. Il pubblico inizialmente continua a sostenere la manifestazione, ma pian piano comincia a perdere appeal, tanto che in mancanza di sponsor diventa difficile coinvolgere non solo i big dell'estero, ma anche i big della musica italiana. È così che anche il format è costretto a cambiare. Dopo gli scarsissimi ascolti dell'edizione 2006, infatti, l'edizione 2007 cambia completamente, con tre sole date, gala di apertura a Milano, una data estiva a Catania e ovviamente il vernissage finale all'Arena di Verona. L'edizione 2008, che era stata annunciata con la conduzione di Teo Mammucker e Lucilla Agosti, non si potrà infatti mai realizzare per mancanza di fondi. Sarebbe stata comunque distribuita, l'ultima dopo 30 anni, la tradizionale compilation, un vero e proprio canto del cigno in memoria di quella che fu una delle manifestazioni più importanti ed emozionanti della storia della musica italiana. Ancora oggi, per noi nostalgici, l'idea di iniziare un viaggio e farsi la domanda compilation blu o compilation rossa, beh, rievoca immediatamente un bel modo di partire. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!